Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Radio Evolution Forum, io sono Sara Serafini e oggi siamo in collegamento con Emanuele Maria Sacchi. Terzo appuntamento sul tema dell'empatia. La domanda di oggi è: come si può entrare in empatia e creare relazioni? Allora, nelle puntate precedenti abbiamo visto come è fondamentale rispecchiare alcune cose del linguaggio del corpo, della comunicazione non verbale e anche del modo di parlare, il tono, il timbro, il ritmo del nostro interlocutore. Oggi vediamo quella cosa che fa la differenza vera tra quello che è stato chiamato rapport, mirroring, cioè rispecchiamento, ricalco o qualcosa di simile. Qualcosa che al giorno d'oggi viene chiamato pacing, dal verbo inglese to pace, che più o meno significa andare allo stesso passo, come il pacemaker che va allo stesso passo del cuore. E questo aspetto è fondamentale per entrare in empatia. Ad esempio, chi l'ha detto che bisogna sempre, sempre sorridere al cliente? Ci sono clienti, persone, che non hanno nessuna voglia di sorridere. Ci sono persone che se sorridi troppo addirittura può dar loro fastidio, pensano che tu sia un esaltato o fuori dal mondo. Oltre al linguaggio del corpo, la postura, oltre al modo di parlare, il terzo elemento che ci permette di entrare in empatia con gli altri è rispecchiare o rispettare lo stato d'animo. Ad esempio, se il tuo interlocutore sorride, sorridi, anche perché quando sei tu sorridente, avere di fronte una mummia non è bello, giusto? Se il tuo interlocutore è serio, ti prego, all'inizio, prima impressione, sii serio. Perché quando sei tu serio, avere di fronte una persona che ride e scherza, o peggio ancora fa simpatico, può anche dare fastidio. Rispecchiare lo stato d'animo o rispettare lo stato d'animo significa comprendere che le persone possono anche non essere di buon umore. E quindi comprendere questo aspetto ti fa entrare nel loro mondo, essere accettato e quindi aumentare le probabilità di essere tu, a tua volta, accettato da loro. Sono in un posto bellissimo, sono a Burano, una delle isole di Venezia, e sono Emanuele Maria Sacchi. Qui è facile entrare in empatia e avere un sentimento di gratitudine nel confronto del mondo, ma non sempre questa cosa è così scontata. Arrivederci. A risentirci al prossimo appuntamento di Radio Evolution Forum e un caloroso saluto da tutto lo staff e Emanuele Maria Sacchi. Buona giornata!